Buongiorno e bentrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione, il prima TG che apriamo con le nuove misure. Trascorso il periodo pasquale, l'Italia è divisa su due binari con 10 regioni, ovvero Veneto, Marche, Lazio, Abruzzo, Liguria, Basilicata, Sicilia, Molise, Umbria e Sardegna, le province autonome di Trento e Bolzano in arancione e 9 in rosso: Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Calabria, Friuli, Piemonte, Puglia, Campania e Val d'Aosta. Non si esclude però l'ipotesi di un allentamento delle misure qualora la situazione epidemiologica lo possa consentire. Per un'apertura graduale ci sarà comunque bisogno di tutta una serie di passaggi e c'è bisogno dell'ok definitivo del Consiglio dei Ministri. L'obiettivo rimane quello di programmare e tentare di far alzare alcune serrande dei negozi già a partire dal prossimo 20 di aprile. Prima però il Premier Draghi dovrà avere tutta una serie di colloqui e appuntamenti istituzionali, tra cui un incontro con le regioni sul tema del recovery. I governatori vedranno anche il ministro Gelmini a questa conferenza, chiedendo proprio di poter avere assicurazioni sulle riaperture in vista dal prossimo 20 di aprile. A spingere alla ripartenza, oltre il leader della Lega Matteo Salvini, sono stati alcuni esponenti di Forza Italia. Ha spiegato il capogruppo alla Camera Occhiuto: pensiamo che già dopo Pasqua si possa iniziare a ragionare in merito a determinati interventi di riapertura. Sulla stessa falsariga è anche il presidente della Lombardia Fontana e il viceministro alla salute Sileri, che dicono al momento c'è bisogno di un cauto ottimismo con la speranza che a maggio ci possano essere sempre più regioni in fascia gialla. Diamo ora uno sguardo ai contagi nazionali con il bollettino Covid della giornata di ieri: sono 10.680 i nuovi positivi a fronte di 102.795 tamponi processati. Il tasso di positività sale di oltre 3 punti percentuali rispetto a domenica, che era al 7,1, di 3,3 punti in più e arriva al 10,4%. Sono 3.737 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in aumento di 34 unità nelle ultime 24 ore, mentre invece per quanto riguarda i reparti ordinari c'è un aumento di 353 unità. Al momento sono ricoverate oltre 28.000 persone. In Campania invece meno tamponi elaborati, ma aumenta il tasso di incidenza. Con i dati diramati dall'unità di crisi regionale, sono 929 i nuovi positivi a fronte di 6.687 tamponi processati. Preoccupa il numero alto dei sintomatici, 401 persone. Il tasso di incidenza, come si diceva, è in risalita, si attesta al 13,89%. 9 le vittime nelle ultime 48 ore, 1.386 i guariti. Per quanto riguarda il report di posti letto su base regionale, aumentano i posti di terapia intensiva, ne sono occupati 159, e aumentano anche quelli di degenza ordinaria. Al momento ci sono 1.599 posti letto occupati. 309 rintocchi di campane in memoria delle 309 vittime del sisma del 6 aprile del 2009, oltre l'accensione di un simbolico braciere da parte di un vigile del fuoco posizionato davanti alla chiesa di Santa Maria del Suffragio, e a Piazza Duomo un fascio di luce che si staglia verso il cielo. Nonostante le restrizioni per il coronavirus, importante e sentita commemorazione delle 309 vittime del sisma dell'Aquila in occasione del 12° anniversario. Nel segno di ricordo, ma che sia anche un segno di speranza per la rinascita della città, e un epilogo positivo della pandemia. Dunque, all'Aquila si è svolto questo programma di commemorazione, una giornata molto sentita. Era presente anche il sindaco Pierluigi Biondi, il sindaco di Cugnoli in provincia di Pescara, Lanfranco Chiola in rappresentanza dei comuni del cratere, il prefetto Cinzia Torraco e l'arcivescovo Giuseppe Petrocchi. Il comune dell'Aquila e i comitati familiari delle vittime hanno lanciato anche un appello all'ANCI nazionale e all'ANCI Abruzzo affinché i sindaci e gli italiani nella notte possano
accendere nei loro comuni e nelle loro finestre una luce di speranza. Rientro in scuola da domani per le lezioni in presenza di circa 5,6 milioni di alunni, quasi il 66% degli 8,5 milioni iscritti in tutte le scuole statali e paritarie. Dunque parliamo di 2 su 3, circa 3 milioni degli studenti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo, con i dati forniti da Tutto Scuola. Nello specifico, torneranno in classe, per quanto riguarda le singole regioni, circa 800.000 studenti in Lombardia, 687.000 nel Lazio, 573.000 in Veneto, 485.000 in Campania e 335.000 in Emilia-Romagna, con la quasi totalità invece degli studenti in aula per le isole, l'82-83%, la Sicilia con 615.000 studenti in classe, la Sardegna con 170.000, dunque una ripartenza importante, tra l'altro fortemente voluta dal Premier Mario Draghi. Un chilometro di coda e più di molteplici auto e tir incolonnati sulla A1 Milano-Napoli tra il bivio con la 16 Napoli-Canosa e Caserta Sud in direzione Roma presso lo svincolo di Marcianise. Il motivo del blocco: una manifestazione di operatori commerciali, tra cui operatori mercatali, rappresentanze di ristoratori, proprietari di bar e palestre, contro la quinta settimana di zona rossa. In Campania è stata disposta la chiusura del tratto e il presidente dell'Unione Commercianti Aree Pubbliche, Vincenzo Grillo, ha spiegato che questa manifestazione c'è stata a causa delle difficoltà oggettive della pandemia, e secondo Grillo è totalmente illogico scaricare solo sui commercianti il peso del rischio Covid, quando poi assembramenti se ne vedono ovunque. Non ce la facciamo più, ha detto il presidente, non si può più andare avanti così, e c'è bisogno di intervenire per poter dare una risposta importante a tante famiglie che non riescono più ad andare avanti a causa della pandemia. Ad Avellino, il sindaco locale Gianluca Festa, nella sua consueta conferenza stampa del lunedì, ha parlato di un progetto importante che riguarderà tutti i bambini del territorio. Lo sentiamo. Stiamo lavorando per realizzare il Dino Park, il primo parco del centro-sud, credo probabilmente il più grande d'Italia. Parliamo di un'estensione di circa 100.000 metri quadrati. Una cosa meravigliosa, straordinaria, bellissima per i nostri figli. Guardate, ci sembra un po' di tornare bambini, guardate. Sarà il primo Dino Park con il 3D, guardate. Noi abbiamo esempi in Europa, dei quali poi vi parlerò di qui a breve. Abbiamo la Dino Bike aerea, guardate. Questi sono alcuni esempi delle attrazioni che saranno presenti. Guardate questo dinosauro. Questo non sembra il Sorrisauro, ma credo che probabilmente ne troveremo qualche esemplare. Il Sorrisauro potrebbe rappresentare un'attrazione nel Dino Park Irpino. Guardate, abbiamo, ecco, questa è la mappa dei dinoparchi in Europa. Spagna, Repubblica Ceca, guardate, ecco qui. Questo gruppo ha realizzato in Europa molti dinopark e ha presentato questa manifestazione di interesse, e l'ha fatto ad Avellino. Non ha scelto Roma, Milano, Bologna, Bari, Firenze. Ha scelto Avellino. Questo deve renderci orgogliosi. Quando io dico che noi stiamo trasformando Avellino, dico che noi la stiamo anche facendo conoscere a livello internazionale, e diventa attrattiva anche per coloro i quali vogliano investire. Diventa più bella, diventa grande, diventa protagonista e diventa una città. Ci spostiamo ora a Caserta con l'aggiornamento della curva pandemica. Sul territorio sono 162 i nuovi positivi, ma è basso il numero di tamponi processati, solo 826, con un tasso di incidenza che sfiora addirittura il 20%, si ferma al 19,6. Fortunatamente non si registrano decessi in tutta la provincia. I nuovi
guariti sono stati 106 e i comuni che hanno fatto registrare il maggior numero di positivi sono Santa Maria Capua Vetere con 16, Aversa e Casal di Principe con 9 e infine Caserta con 6. Restiamo nel Casertano con il sindaco di Marcianise Antonello Velardi che ha commentato sui propri canali social di un blitz della polizia municipale a seguito di numerosi assembramenti che si sono verificati nella zona periferica della città, in particolar modo dal laghetto del Ring Verde preso d'assalto durante la festività del lunedì di Pasquetta, ha detto il primo cittadino. Centinaia di persone, molti senza mascherina, hanno provocato assembramenti. Addirittura a causa dell'elevato tasso alcolemico ci sono state delle risse e un giovane è stato addirittura malmenato e gettato in acqua. È stato necessario l'intervento della polizia municipale per andare a comminare delle sanzioni, ma la situazione era particolarmente delicata, ha detto il primo cittadino. Ci sarebbe stato bisogno dell'intervento addirittura di Marina, Esercito e Aeronautica. I vigili urbani, ha detto Velardi, hanno fatto quello che potevano, ma non è bastato. Dove erano i genitori? Si chiede allora il sindaco, quei genitori che già mi chiederanno di tenere le scuole chiuse per paura dei contagi. Delegano tutto, ha chiosato il primo cittadino, ma non hanno intenzione di voler svolgere il proprio ruolo. Chiudiamo con il calcio, una settimana particolarmente intensa per Juventus e Napoli che reduci dagli incontri di campionato nella giornata di sabato si sfideranno con il dubbio nella giornata di domani nel pomeriggio alle 18:45 all'Allianz Stadium. La situazione è preoccupante però dal punto di vista sanitario perché si è allargato il cluster della nazionale che ha visto coinvolto un altro giocatore della Juventus dopo Bonucci e Demiral. In mattinata è risultato positivo Federico Bernardeschi, una situazione che al momento non fa pensare ad un rinvio, ma si attendono degli sviluppi nelle prossime ore. Certamente la situazione non è facile anche da un punto di vista della classifica. La Juventus viene dal pareggio nel derby contro il Torino e il Napoli invece dalla vittoria contro il Crotone, dunque la situazione è certamente più tranquilla all'ombra del Vesuvio. Tanta invece l'agitazione in casa bianconera, non solo perché il sogno scudetto è praticamente ormai svanito, ma c'è anche il rischio di non riuscire a qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata. Arrivederci.